Buongiorno a tutti, siamo qui a Tunisi con la dottoressa Rossana Rodà, presidente del Centro di Formazione ACG Italia, e per parlare del rapporto che c'è tra il Ministero del Turismo tunisino e il suo centro di formazione, perché noi siamo qui proprio per questo motivo. Allora, cara dottoressa Rossana Rodà, ci spiega meglio questo legame che c'è tra il centro e il Ministro del Turismo? E in primis grazie per aver aderito a questa partecipazione, ho portato in effetti una delegazione di giornalisti qui a Tunisi con la cooperazione del Ministero del Turismo, perché in primis questo ministro, una persona veramente eccezionale, è molto impegnato nella formazione, promuove molto la formazione affinché in Tunisia ci sia un turismo di elite. Ovvero, spesso noi dai giornali sentiamo di questi viaggi, di queste promozioni, come in tanti altri paesi, non soltanto in Tunisia, che organizzano soprattutto per le persone anziane, perché vengono qui a fare delle cure termali, hanno dei centri benessere molto, molto, molto avanzati. Ma in Tunisia c'è anche il turismo dell'industria, dell'alta finanza, tant'è vero che c'è la borsa. Noi siamo qui in un splendido hotel dove ci sono tanti uomini d'affari che vengono qui a fare le loro riunioni. Per cui che connessione c'è? La formazione è importantissima. La formazione è importantissima per puntare alla un'alta qualità, perché attraverso l'alta qualità ovviamente si attrae un turismo di classe. Quindi la prospettiva è migliorare, grazie anche attraverso la professionalità del centro, e aumentare la formazione per dare un ampliamento del turismo elevato che stiamo osservando in questo periodo in Tunisia. Quindi, cara dottoressa Rossana Rodà, so che lei ha degli impegni, quindi la lasciamo andare e poi continueremo a breve le altre interviste riguardanti il centro e la connessione con il turismo tunisino. Grazie ancora di tutto e alla prossima. Grazie.